parli con papà e mi porti la risposta, eh? Io torno subito, Accomodatevi, signorina Evelina. Dunque, voi che ne pensate del matrimonio? Del matrimonio? Non lo so, certo prima o poi mi dovrò decidere. Sapete, non sono più una ragazzina. Il fatto è che a me piacciono gli uomini maturi, gli si dà più affidamento, sapete. E allora? Ecco, signori, io vi devo dire che mia sorella vorrebbe sposare vostro padre. Sì, forse lei non ha avuto il coraggio di parlare. Ma mio padre? Io credo che lui non troverà nessuna difficoltà. E voi troverete una seconda madre. Ah sì, che Teresina è buona come padre. Ma io che c'entro? È tutta più papà. No, ci dovete parlare voi. Io? Sì, facciamo in modo che questo matrimonio si faccia. Mia sorella ha preso proprio una cotta per vostro padre. Davvero? Ma voi che dite? Io lo dico. Ma com'è possibile? Ma com'è possibile? Ma io non me ne ero mai accorto. Perché siete cieco. E voi come siete scostumato, mamma mia. Grazie. Del resto, guardate, se non vi fa piacere, non se ne fa niente. Tanto mia sorella non ci tiene. Ma si può sapere? Ci tiene o non ci tiene? Ci tiene, ci tiene. È per questo che bisogna concludere. Prendetemi scopo. Grazie. E io da parte mia farò tutto il possibile. Ecco, bravo. Come sono buoni questi biscotti. Fanno risuscitare pure i morti. Io allora li voglio portare al cimitero. Come? Niente. Teresì. Dimmi, allora glielo hai detto? Siamo d'accordo. Certo, io adesso vado di là e parlo con papà. Bene, cerca di farlo acconsentire, perché io ci speravo tanto a questo momento. Signori, là c'è stato che cerca con Luigino. Gli ho detto che non c'è, ma lui dice che l'aspetta. Fallo entrare. Allora, Teresì, io vado di là e poi più tardi porto la risposta. Favorevole, speriamo. Speriamo, confermetto. E anche questa è fatta. Tu sei sistemato. Accomodatevi, grazie. Buongiorno. Buongiorno, entrate. Grazie. Signore, volete venire a vedere se il ragù è pronto da togliere? Sì, andiamo. Voi permettete? Prego. Ma sicuro, Michele Mu. Ma guarda lì, si vede. Che ci fanno? Qui abita un mio amico, un certo Luigino Strada. Ha una camera mobiliata a casa della signora lo giudice. Vedova lo giudice, è mia sorella. Non lo sapevo. Ma allora tu conosci Luigino Strada? No, sono arrivato solo da una mezz'ora. Già, tu sei stato in viaggio. Quasi un anno che non ti si vede, Già, un anno esatto. Luglio 1947 e giugno 1948. Ma tu sei pallido, stai passando qualche guaio. Senti, Michele, io ti dico tutto, ma per cortesia, non dire niente a nessuno. Ma ti pare. Da un momento all'altro mi arrestano. Tu sai che io faccio l'agente di assicurazione e poi voglio bene una ragazza, una certa Olga, povera figliola, non ha né padre né madre. Chi l'ha fatta? Come chi l'ha fatta? Tu hai detto povera figliola, non ha né padre né madre. La mia domanda è precisa, e chi l'ha fatta? Michele, il padre e la madre. Allora ce l'hai, genitore. Ce li aveva e sono morti. E allora si dice orfano. E orfano. C'è la parola adatta, perché non bisogna adoperarla. Senti, ma andiamo con le parole giuste, se no io mi imbroglio. Mica come vuoi tu, è orfana. Io spendo per lei parecchi soldi. E in più devo mantenere la mia famiglia.
e adesso mi trovo con un ammanco di 30.000 lire, capisci? Mi sono servito dei depositi dei miei clienti. Aspetta, e perché non vai in quest'uno? In quest'uno, paghi in quest'uno, di che? Niente, io non ti posso consigliare, di queste cose me ne intendo poco. Invece in questura c'è gente esperta, mi racconti la tua situazione, tu dici così e così, e come mi devo regolare. E quelli mi arrestano immediatamente. No, ma io dicevo, ti devi presentare così, in linea amichevole. Ma che scherziamo? No, no, io non scherzo, io ti dico, adesso, allora, che vuoi fare? L'unica soluzione è questo mio amico, Luigino Strada. Ah. Perché tu, penso... che non mi potrai prestare dei soldi. Io purtroppo no. Ma questo amico, questo Luigino, è ricco. Ma che, è un disperato qualunque. L'unica cosa è che è un mezzo imbroglione e conosce molti usurai. E chissà, mi fa prestare una somma di denaro, così sistemo tutto. Luigi, beh, è tremendo. Oh, sembrerà impossibile. Ma non ho trovato dove andare a dormire. Perché? L'esercito mi tengo in allenamento. Non lo dovete fare. E perché? Perché mi dà fastidio. Finalmente abbiamo capito chi si divertiva. Tutte le mattine questa risata rimbombava dentro il corridoio. Ma quale corridoio? Eppure dentro il cortile. Non lo dovete fare! Vabbè, non lo faccio più, ma non va arrabbiato. Ma chi è? Tu non lo conosci. E mi chiede nulla. Il fratello della padrona di casa. Ah, questo è quello che mi ha fatto perdere la camera. Molto piacere. Fortunato, fortunato. Ma voi sapete che l'amico vostro sta passando un guaio. Ma che cosa? Ha rubato 30.000 lire. E non esageriamo, rubato. Mi sono servito dei depositi dei miei clienti. Ma i soldi erano tuoi? No. E allora li hai rubati, li hai rubati. C'è la parola data, perché ho bisogno dell'operazione. Guarda qua, guarda. Sì, è proprio un quadro. Ma voi siete così buoni. E date che la salute. Poi lui ve la resti 10, e tu, prendi i soldi. Ma che fai, complimenti. E lui te li offre di cuore. E lui dà. Stanno qua, stanno qua. Cassa le 100.000 lire. E qua ci saranno altri 100.000, Poi se vi serve qualche altro spicciolo, me lo dite, qua ci stanno altre qualche altra decina di migliaia, stanno qua, non c'è problema. Ah, bravo! Mi è piaciuto il gesto spontaneo! Prendi questi soldi, ma che fai? Sì. Complimenti, prendi, li dai. Ma quali sono? Ah, perché mo non glieli volete dare più? Io non ce li ho! Ma adesso non ce li avete! Ma non ce li ho adesso e non ce li avevo nemmeno prima! Senti, se non glieli volete dare, non glieli date. Ma negare l'evidenza no. Vi ho visto io stesso che dentro la tasca avevate un sacco di biglietti da mille. Ma avete scherzato? No, io sono una persona seria. E quei biglietti da mille li ho visti con questi occhi. Ma che volete da me? Io ti devo 10 lire, non mi trovo più manco quelle. La porta. Non viene qualcuno. Andiamo in camera. Perché con quelle camera vostra. Certo. Ascolta. L'amicizia è amicizia. E allora? Se i soldi non ce l'ha uno, ce l'ha l'altro. Senti, te la lasciami stare. Grazie, grazie. Mo vado a chiamare la signora. Ah, fate bene. Amici, è bravo. Adesso, chiudo un attimo la porta che la cameriera l'ha lasciata aperta. Ma guardate. Vedi. Eccomi qua. Amici, ma come vai da queste parti? Voi dovete sapere che la mia famiglia, la famiglia Muti, sono in grande intimità. Ah. Ogni anno, quando andiamo in villeggiatura al mare, non vengono a passare una quindicina di giorni con noi. Proprio domani, noi partiamo per la villa che abbiamo giù a Bella Vista. E io sono venuto qui per invitarvi. Non solo, siccome la mia cameriera si è ammalata, sono venuto a chiedere se si possono prestare da loro. Ma guarda, si ammalano sempre queste cameriere. E la signora, come sta? Come bene, sta? Bene, grazie, sta bene. Ah. Officine, ma voi la sapete l'ultima? No. Io mi sposo un'altra volta. E sapete chi mi sposa? No. Ma lei, la Teresina. Quella
quando mi ha chiesto lei la mano? E ci è uscita pazzamente, innamorata pazza di me! Ma pure! Ma io sono contento! Tanti auguri per domani, è il vostro compleanno. Grazie, mi fa piacere che ve ne siate ricordate, grazie. Ma come se ci conoscessimo da ieri. Era da quando eravamo ragazzi. Attraente. Ma chi so che fosse? Io sono venuto a dirvi, anche a nome di mia moglie Elisabetta, che domani, proprio in occasione del mio compleanno, noi partiamo per la villa di Bella Vista e voi, come tutti gli anni, dovete venire a passare 15 giorni con noi. Ma sempre con tanto piacere. E poi quest'anno c'è pure Michele, è tornato. È tornato da viaggio? Sì, è tornato. E come sono contento. A proposito, Teresina, io ho bisogno anche di una cortesia. Mi dovreste prestare la vostra cameriera per quel periodo perché la mia si è ammalata. E certo, ve la mando domani mattina, senza dubbio. Ma a proposito, non Giovanni mi ha parlato del matrimonio imminente. E io ho accettato subito, E non sapete quanto mi avete fatto contenta. Michele e Melina vanno così d'accordo. E quelli sono stati loro che hanno combinato tutto. Allora, noi ci vediamo domani alla No, domani mi sembra un po' difficile. Se lascio la casa per 15 giorni, devo mettere tutte le cose a posto. Quello il compleanno è domani, Poi ho fatto preparare un pranzo con i fiocchi. Ma noi saremo soltanto gente di famiglia, non ci saranno estranei. Noi domani ci sediamo a tavola, mangiamo e poi ci andiamo a rilassare in giardino, va bene? E allora va bene, grazie tanto. Allora vedete? Sì, signore. Sì. Anch'io vorrei passare 15 giorni a Bella Vista. Domani prenoto due camere. Dal momento che vi dovete visitare, mi ero distratto un po'. Certamente, però con molto piacere. Don Michele, siete tornati? Nessuna fa. Don Michele carissimo. Don Giovanni. Oh, che piacere. Intanto mi sta bene. No, non ho guardato da buttare. Intanto, però si sta voi. Grazie. Una persona squisita. Allora poi vi aspetto domani alla villa Bella Vista, quelle le camere sono pronte, va bene? Benissimo, dice giusto. Io stavo senza grazia. Grazie, mi accetto con entusiasmo il vostro invito. Pensare stasera non sapevo dove andare a dormire. Ma io veramente non mi rivolgevo a voi. Io stavo a parlare con Don Michele e quelle le camere sono per lui e sua sorella. Voi dove mette a dormire? Voi scusate, neanche li conosco. È un amico nostro. Vabbè, in quanto amico vostro, li posso invitare a pranzo. Però per dormire nel caso è impossibile. Che fate venire a pranzo allora? Solo a pranzo? Vabbè, Ascoltate, Don Vincenzo. Volevo chiedere una cosa, un po' delicata, ma quel vostro fratello, siete sempre in uno? Sempre. Lui non chiede di me e io non chiedo sue notizie. Sapete quant'è? Ho 10 anni ormai. Attiglio, mi pare. Attiglio. Pensate che dopo tante stravaganze alla fine mi ha truffato 50.000 lire e se ne è andato a Roma a fare lo scultore. Fa lo scultore. Ma che scultore. Quella non è capace neanche di segnare figurine sul prete del presente. Ma sta sempre a Roma. Sempre a Roma, sì. Si è sposato, per essere uno scalestrato. Pensate che quello, lui e la moglie vivono in albergo. Voi volete immaginare le spese che c'ha? Ma voi proprio non vi volete riconciliare. Io? Ma neanche se mi date la gola! Lui a me non mi viene più, Ma basta parlare di lui, basta. Qui a proposito, si è fatto tardi, io devo ancora andare a continuare a fare la spesa, che se no se torno a casa chi la sente mia moglie? Ho ancora tante cose da comprare. Noi ci vediamo domani allora senza me, Senza dubbio. Però prima che ve ne andate vi voglio dare alcuni vasetti di marmellata. Vi ho promessi a Donna Saveria, glieli portate voi. E venite che vi offro pure un bicchiere di rosolio. Buono, grazie. Venite pure voi, Don Giovanni. Una Teresina,
Anche il rasoio è di fabbricazione vostra? Tutto, faccio tutto io. Allora lo prendo ancora con più piacere. Voglio
voglio rivoltare Doccia Napoli! Che è successo? Oddio, è successo? Che è? Ha vinto 200 lire all'otto! Davvero? Oddio, che resa l'emozione! È stata troppo forte! Non mi sento bene! Vieni di qua! Sì, vieni un po'! Vieni un po' di fianco a qualche cosa! Ma poi me ne vado subito! Io voglio andare a Ettore! Io voglio stare con lui! Voglio dividere con lui tutta la mia gioia! Ma guardate che fortuna! Uno può dire, ecco, queste sono fortune! Uno che può dire, ho vinto 250.000 lire! Pure lui! Conciliare con quel vostro fratello. L'ho detto e basta. Lui avrà piacere di vedermi solo quando gli manderanno a dire che sono morto. Io quando dico una cosa è quella. Sono morto.